Il primo passaggio è la progettazione del diagramma dell'interazione. Il secondo passaggio è il disegno dei bozzetti dell'interfaccia, il cosiddetto storyboard, ad esempio tramite strumenti di questo tipo. Il terzo passaggio è l'implementazione del mockup e il quarto passaggio è effettuare test su dispositivo. L'obiettivo della prototipazione è uno solo. Non è quello di sviluppare il prototipo più bello del mondo, ma è quello di eliminare tutti i prototipi che non funzionano. Quanto prima, nel senso che quello che si cerca di fare non è sviluppare il sistema migliore affinché gli utenti possano accoglierlo immediatamente, ma cercare di fallire quanto prima, impiegando il minor tempo possibile. C'era Edison che diceva ho sbagliato un'altra volta e quindi sono ancora più vicino alla soluzione, ho trovato un altro modo per essere più vicino alla soluzione. Questo è il processo di prototipazione. Cercare modelli che non funzionano e accorgersene quanto prima per raffinarli verso un sistema funzionante. Allora, la prima cosa è disegnare il diagramma dell'interazione. Tutti i programmi per computer sono fondamentalmente automi a stati finiti, sono macchine anch'essi, nel senso che hanno uno schema di funzionamento deterministico che si può riassumere in uno schema organizzato in nodi e archi, dove c'è un nodo di partenza, un nodo di fine forse, e ci sono degli archi che collegano i vari nodi. I nodi rappresentano funzionalità fondamentalmente, e nel caso di un'app potete pensare a delle schermate, ad esempio, e gli archi rappresentano delle azioni compiute dagli utenti. Ad esempio l'utente pigia sul pulsante ok, l'utente pigia sul pulsante indietro. Quelli sono gli archi, vengono rappresentati con gli archi. Le schermate che vengono raggiunte col pulsante ok o col pulsante back sono i nodi. Se voi organizzate la vostra applicazione mentalmente in questo modo, siete estremamente facilitati nello sviluppo di un prototipo, perché la vostra applicazione si riassume in uno schema molto molto chiaro. E per questo non c'è bisogno di utilizzare strumenti complessi, carta e penna basta, questa è già prototipazione. Quindi tipicamente la vostra app avrà una schermata iniziale, si potrà effettuare una login che in caso positivo ci permetterà di accedere alla schermata principale dell'app, altrimenti ci farà ritornare sulla schermata iniziale, quindi avremo un arco che torna su se stesso. Poi chiaramente ci saranno varie funzionalità, ogni click corrisponde a un nuovo passaggio verso un nuovo nodo e la vostra applicazione può essere descritta tutta così. E questo perché è un sistema con dei nodi finiti e con un numero di interazioni che è comunque deterministico. Dopo aver disegnato quello schema, ogni nodo potrà essere associato a un'immagine, un bozzetto, che rappresenta la schermata dell'interfaccia. Che cos'è lo storyboard? Allora, lo storyboard è fondamentalmente l'unione tra quello che abbiamo visto prima, no? Lo schema dell'applicazione, e i bozzetti dell'interfaccia. Quindi sostanzialmente dopo aver disegnato un bozzetto per ogni nodo, è come se in quel diagramma andassimo a posizionare i bozzetti al posto dei nodi, magari indicando il punto dove viene fatto click proprio sul bozzetto. In questo modo noi è come se avessimo davanti a noi il racconto dell'esperienza dell'utente. Se seguite questi due passaggi è estremamente semplice, perché avete nel primo punto chiare tutte le schermate, nel secondo punto le disegnate, le mettete insieme e arrivate al terzo punto, che è questo. Implementazione del mockup, che è fondamentalmente un sistema che sostituisce i bozzetti fatti con carta e penna o con strumenti che poi vedremo di wireframing
un'interfaccia che sia quanto più realistica possibile, dove il termine realistica non vuol dire deve essere la migliore interfaccia possibile, ma deve essere vuol dire sufficientemente verosimile a quella che sarà l'interazione definitiva. Arrivati a questo punto, cosa possiamo utilizzare? Strumenti molto semplici, PowerPoint, Keynote, programmi di grafica, poi vi suggerisco qualche risorsa per accelerare un attimo lo sviluppo, e diciamo in modo da arrivare al quarto passaggio che adesso vedremo. PowerPoint è molto comodo perché si possono settare diciamo le transizioni tra le slide e quindi si può fare una presentazione che in qualche modo rappresenti l'interazione, l'esperienza dell'utente. Il quarto passaggio è il test sul dispositivo, quindi prendiamo il mockup che abbiamo progettato, magari lo rendiamo una pagina web con dei link nei punti dove ci sono i pulsanti, oppure proprio una presentazione PowerPoint qualora il dispositivo supporti la funzionalità, e possiamo farla testare all'utente direttamente. Dopodiché chiaramente si possono utilizzare, come ha detto Massimo, si possono fare dei focus group, questionari, interviste, si può osservare l'utente nell'uso e capire dov'è il problema del nostro prototipo e ricominciare il processo dall'inizio. Adesso vi faccio una carrellata degli strumenti di sviluppo, dai più low-tech ai più tecnologici. Carta e penna, grafica, elementi grafici per presentazioni, elementi vettoriali per programmi di grafica, software per disegno dell'interfaccia utente, software per la generazione di interfacce e sistemi di sviluppo collaborativi. Carta e penna vi servono ad arrivare fino allo storyboard, abbiamo detto. E ci sono, qui trovate un po' di siti web. Questo qui propone dei block notes che hanno il template di una pagina web o di un dispositivo mobile, e qui dentro potete disegnare. Se avete un po' di soldi da spendere, diciamo, ve li consiglio. Tra l'altro il docente che doveva venire oggi a tenere la lezione è il fondatore di un'azienda che si chiama uxcore.it. Tutti i template su carta non sono free perché evidentemente qualcuno li stampa, qualcun altro li fotocopia, e perciò per voi sono free oggi. Questo qui costa tipo attorno ai $29, un block notes più o meno. Sono molto costosi, perciò sono per designer che vogliono fare i figli proprio. Idem questo qui, questo sito che propone sia template, e questo è lo stesso che vi ha mostrato Massimo prima, perciò vado veloce, che gli stencil. Se avete un po' di soldi e se viene il cliente a cui dovete far vedere che siete super professionali va bene, altrimenti insomma fatene a meno. Questi sono elementi grafici per Keynote in particolare, e contengono fondamentalmente tutti gli elementi di base di una possibile app, prendendoli chiaramente dall'interfaccia standard di iOS, Android, c'è una versione per Windows Phone, questo è il più ricco proprio. Come vedete costano abbastanza, però nel caso in cui siate una software house che sviluppa app, questa cifra è nulla. Tenendo presente i risparmi in termini di velocità nella prototipazione. La cosa positiva di questi è che sono tutti editabili, e questo è un esempio di pulsanti, poi c'è altra roba, tipo un esempio di item list o di messaggi e quant'altro. Altrimenti ci sono degli elementi dell'interfaccia grafica. Una risorsa è questa qui, quella fornita da Blog Star Spark. Questi sono gratuiti e sono template per Fireworks CS3 e CS4. Questi sono i template di cui vi parlavo e anch'essi sono completamente editabili.
E quindi potete modificarli, rasterizzarli in PNG o scomporli in un modello di interfaccia e inserirli in una pagina HTML, ad esempio, oppure direttamente visualizzarli sul cellulare come immagine. Questo fondamentalmente per capire se poi a video mantengono le proporzioni e soprattutto le distanze tra gli elementi sono giuste e il posizionamento. Chiaramente questi elementi sono tutti vettoriali, però non si scalano automaticamente a seconda del dispositivo, quindi questi qui sono pensati per iPhone. Qualora doveste sviluppare per tablet dovreste manualmente riscalarli. In particolare questi che vi sto, questi di Blog Star Spark sono solo modelli per iPhone. Poi ci sono questi qui, sono dei PSD che contengono delle interfacce per iPhone e sono gratuiti, li ho scaricati ieri notte e poi li metto a disposizione sul sito 320480.com. Poi ci sono dei plugin per Fireworks. Fireworks è un prodotto di Adobe ormai ed è molto interfacciato con Dreamweaver, che tra l'altro ha anche un sistema di supporto a PhoneGap, per cui chi sviluppa con PhoneGap può sviluppare utilizzando Dreamweaver, che è un software per l'editing di pagine web. E con Fireworks potete utilizzare questo semplice prototipo che vi permette di creare fondamentalmente un'interfaccia e mappare i link con dei collegamenti ipertestuali che permettono di andare alle altre schermate. Quindi è estremamente semplice, però potete testare le funzionalità di base. Questo è gratuito e lo scaricate da quel sito lì, oppure lo metto sulla pagina della giornata e potete prenderlo da lì. Poi ci sono una serie di tool web-based, tra cui Mockingbird, ed è un tool fatto, penso, tutto quanto in JavaScript, HTML5, così, e vi permette anche offline di modificare il vostro prototipo. Chiaramente semplicissimi da utilizzare, prendete, trascinate gli elementi dell'interfaccia sullo schermo e componete la vostra interfaccia. Un altro tool è Pidoco, che richiede solo la registrazione. Idem, stesso funzionamento di Mockingbird, trascinate gli elementi sull'interfaccia e avete fatto. Poi c'è iPhone Mockup, che funziona esattamente allo stesso modo fondamentalmente. Ci sono veri e propri sistemi per lo sviluppo come iPlots, che è sviluppato in Adobe Air, ed è questo qui. Quindi vi permette di, appunto, allo stesso modo, questo è uno strumento desktop, però potete scaricarlo e utilizzarlo sul desktop, esattamente come quest'altro strumento che si chiama Just in Mind Prototyper. Alcuni di questi strumenti vi permettono di gestire le interazioni, altri no. In particolare, Massimo ha citato Balsamic, che è questo qui. Fino alla versione che ho utilizzato io, Balsamic non consentiva di gestire le interazioni, credo nemmeno adesso. Mentre invece Mockingbird sì, e vi permette di simulare il vostro prototipo.